Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata al Teatro Comunale di Canosa vengo a prenderti stasera con Nini Salerno e Mauro Di Francesco, regia di Diego Abatantuono. Emozioni e gags in chiave noir, una commedia originale che sa dosare emozioni e risate nei panni della temutissima morte un esilarante Nini Salerno alle prese con uno sfortunato cabarettista, Mauro Di Francesco. Ascoltiamo l'intervista con i protagonisti. Vengo a prenderti stasera, una commedia brillante che esorcizza la morte. Certo, è una commedia per la morte allegra, che porta avanti appunto questa immagine di una morte che non è più così pericolosamente fatale, ma anzi è, diventa un'amicizia. Ecco, poi non posso spiegare più di tanto perché lo spettacolo è pieno di sorprese. Qual è il momento più bello dello spettacolo, dove veramente il pubblico si diverte e gli attori si divertono in scena? L'intervallo. Come ti ho detto un attimo fa, prima che iniziasse l'intervista, tocca tante corde, bella per questo, che peraltro è stata riscritta da lui, per la commedia di Lorenzo Beccati, che è un bravissimo scrittore, che in più alter ego di Antonio Ricci a Striscia la Notizia. Tocca a una gamma di toni che vanno dal sorridente al divertente, al commovente, quasi drammatico. Insomma, è molto bello per quello, anche lavorarci sopra. Lavorare su questo testo. Amico, stia calmo, perché lei è entrato in casa mia, io non so ancora come si chiama. Ah, se per questo non lo so nemmeno io, non ce l'ho un nome. No, non lo sa. Questo è un guaio. Perché? Perché io non so, se non so il suo nome, come faccio? A mandarla a fanculo. La trama racconta l'incontro di un cabarettista al tramonto di una carriera costellata di insuccessi con la sua morte, la morte dei comici. L'attore si ribella mentre la morte, capace di stupefacenti magie, si prodiga per convincerlo a spirare, ma nel corso di questo ultimo viaggio nascerà una curiosa amicizia. Tra momenti esilaranti si insinuano riflessioni toccanti. La morte racconta in modo allegro e ironico la dipartita di grandi artisti campioni della comicità. Cosa vi sentite oggi di consigliare ai giovani che vogliono intraprendere la professione d'attore? Io consiglio di sposare una donna molto ricca, perché allora con molta più tranquillità possono... No, adesso a parte gli scherzi, le difficoltà oggi sono tantissime, le sappiamo tutti, perché già c'è una crisi totale per quanto riguarda tutto il resto, quindi il superfluo, come può essere lo spettacolo, considerato il superfluo, insomma. Quindi, che dire, oggi ci vuole per fare questo mestiere anche una infinita dose di fortuna. In più, ovviamente, se sei anche bravo, qualche cosa forse raggiungi. Però la fortuna oggi è fondamentale, perché essendoci pochissime occasioni, dal momento che non circola il denaro, però andate avanti, riprovateci fino alla morte se potete, però cercate di, di sopravvivere anche in qualche altro modo, se non è proprio il caso di diventare una star, ecco. Oggi ci sono sempre più sui palcoscenici anche persone che effettivamente non provengono dal teatro, cioè guardiamo i reality, guardiamo gli spettacoli messi in fretta. Infatti durano quello che durano, perché... Invece io non sono d'accordo con Nini in questa cosa. Per me ci si deve dare, fare a scuola, studia, fare università, fare la scuola di teatro, fare l'accademia, però secondo me si debbono prefiggere una data. Finisco la scuola a 22-23 anni e a 35 mi chiedono che lavoro fai, io dico l'attore e nessuno fa una piega, dicono sì vabbè io faccio l'imbianchino, cambi lavoro e fai un altro lavoro, perché è brutto vedere quelli che a una certa età dicono faccio l'attore e non li conosce nessuno. In questo senso ha ragione, devo dire anch'io, perché oggi è molto drammatico non avere un'occupazione, per cui in qualche modo, anche se oltretutto trovare anche un altro lavoro non è facile manco quello, io ho un figlio che fa il musicista con una fatica pazzesca, sta cercando anche un altro lavoro, insomma, certo. Però non è facile. Questa morte è una morte speciale, si occupa di portare nell'aldilà solo i comici. Inizia tra i due personaggi un'alternativa
alternarsi di momenti di conflittualità e di complicità. Il comico mette a nudo le sue folli paure cercando di prendere tempo. La morte si prodiga per convincerlo a spirare, per portarlo nell'inferno dei comici. Potrà convincerlo il racconto di come se ne sono andati Chaplin, Staglio, Totò, De Sica, Troisi, ma se perfino giganti come loro hanno ceduto, cosa aspetta lui a raggiungerli? Qual è il segreto per far ridere? Da dove nasce la battuta? Esiste l'attore comico, l'attore che fa ridere in scena? Guarda, è una domanda che non ha, secondo me non ha una risposta, perché la comicità è qualcosa di imprevedibile. Certo, se tu hai un umorismo tuo, hai il senso dello spirito, è chiaro che è più facile per te scrivere una battuta divertente. Però è un meccanismo, è una chimica molto... Certo, tu mi dici se uno nasce comico. Sì. Beh, certo, in parte sì, secondo me, per un po' sì, di sicuro ci deve essere una vena naturale che poi può anche svilupparsi molto di più. Certo, se uno nasce completamente agli antipodi della comicità, che non ha il senso dello spirito, allora forse è un po' più difficile. Invece per te comico si nasce o si diventa? Si nasce. Facciamo ad esempi. Così la gente capisce anche meglio. Boldi e Teocoli. Allora, Boldi è comico, cioè lo guardi e ridi, ha una faccia buffa, è un esempio. Invece Teo fa molta più fatica, ha fatto molta più fatica, perché essendo un bello, un ex bello, anche ancora adesso un bell'uomo, fa più fatica uno a far ridere. Certo. Jerry Lewis è un genio, per quello che mi era. No, scherzo. Non basta chiamarsi Jerry per essere un comico, no, sto scherzando. Certo. Un bacio a Jerry Galà, che è mio fratello. Ma c'è un personaggio che magari non avete fatto e vorreste assolutamente fare? A livello di commedia brillante mi sono tolto tutte le soddisfazioni possibili, in tanti anni, sono 42 anni, 43. Mi piacerebbe magari fare qualcosa di drammatico, ecco. Qualche volta ho avuto l'occasione, ma adesso mi piacerebbe anche con questa faccia ormai da vecchio, perché io sono vecchio, fare qualche cosa di forte a livello drammatico, sì. Fare il mio mestiere è come vivere una vita piena di dettagli in una banca del tempo. A prescindere che tu queste cose potresti averle lette da qualsiasi parte, ammettiamo anche che tu sia la morte, ma sei sicuro di non aver sbagliato persona? Maurino, credimi, guarda, mi dispiace tanto dirtelo, perché ormai, insomma, ma se non ci credi, ti faccio rivedere il giornale di prima, vedi? La tua morte è riportata in eretto. Dove sono, in cronaca? Nella pagina dello spettacolo devi guardare. E poi ci sarà il richiamo in prima pagina. No, una cosa sobria, tra filettoli e necrologi, poche righe ma chiare, ecco, sei morto. No, non lì, qua, sotto la pubblicità dei Wurstel senza pelle a 1,50€. La stagione del Teatro Comunale di Canosa prosegue il 14 marzo con Paradossi e Parastinchi, di e con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, regia di Massimo Navone. Il 21 marzo con Carosone, l'americano di Napoli, un musical diretto da Fabrizio Bancale. C'è qualche personaggio che ti manca? Io sono contento di quello che sto facendo. Questa commedia a me piace molto fare, era tanto che non facevo teatro. Mi piacerebbe fare un bel ruolo drammatico, serio, nel cinema. Cosa che poche volte ho fatto. Ho fatto più di 62 film, ma solo quelli che sono diventati... Sono filmetti, diciamo, poi dopo che piacciono ai ragazzi, che piacciono alle persone della nostra generazione, che li replichino 60.000 volte, però un bel ruolo con un buon regista lo farei, non che non l'abbia fatto, che Ivan Zina, che siano, per l'amor di Dio, sono bravi, anzi, tanto di cappello, però insomma... Fare un film con Tornatore mi piacerebbe, mi stuzzica, diciamo. Okay. Bene, grazie a voi, vanno subito in scena, un saluto per il pubblico di Dietro le Quinte. Venite a teatro, tutti, anche quelli di Dietro le Quinte, che vengano fuori dalle quinte e vengano a teatro. Ringraziamo Dietro le Quinte, un bacione a te, anche al signore che ci riprende, al direttore della fotografia, chiamiamolo direttore della fotografia, e a tutti quanti voi, grazie. Partecipano al lutto la mamma Ida, la compagna Katia,
l'amico fraterno Tony Abruzzo, ma rimortacci su. Ma va, sto cornuto. E senti chi parla, eh? Partecipano Centro Massaggi Desiree, Sonia Mille Luci, Lilli Dupont, Gina Levole, Suore Like, insegnanti di Pilates. Oh, sono stato dentro col Pilates. Hanno detto che allungava, si vede. La stagione del 2014 di prosa del Teatro di Canosa ha un filo conduttore, quello della comicità, vero? Sì, la commedia soprattutto, più che altro. La commedia brillante perché in questi tempi abbiamo bisogno di sorridere, insomma di rilassarci quando veniamo a teatro e quindi abbiamo pensato bene di offrire questo servizio ai nostri spettatori. Come si può creare il cartellone ideale? Il nostro cartellone è articolato in quanto quello di cui stiamo parlando è lo spettacolo riguardante la stagione di prosa, però poi in realtà c'è il teatro ragazzi, teatro per famiglie con spettacoli più mirati verso un determinato target. Mettere tutti d'accordo è alquanto difficile, tuttavia devo dire che quest'anno ci stiamo riuscendo perché le commedie che stiamo proponendo in realtà non sono ridanciane, contengono comunque un qualche spunto di riflessione che poi era l'obiettivo che volevamo raggiungere. E adesso weekend al cinema. Qualcosa di strano. Quando le sue figlie lo pregarono di realizzare un film tratto dal libro preferito Mary Poppins, Walt Disney fece loro una promessa, ma ci sarebbero voluti 20 anni per riuscire a mantenerla. C'è come odore di gelsomino, varichina e sudore. Un film su un altro film, con dialoghi brillanti. Emma Thompson e Tom Hanks perfettamente nei ruoli e un coro di comprimari all'altezza dall'autista alla coppia di musicisti che compone in diretta. Ebbene, Pamela Travers, lei neanche immagina quanto io sia... E con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.